mattina delle sette. No, questo no. Non avete preparato niente. Ragazzi, se fanno così le conferenze stampa, non lo so. È in arrivo la cartellina, c'è dall'assessore. Quando è cominciato? Non è da... Fammi due copie. Sì. Buongiorno. C'è mai una grandina? Ma vedo. Per il presidente? Sta portando? Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Grazie di essere qui per questa conferenza stampa del Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio, dell'Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, che saluto. Saluto anche il Dottor Pierluigi Cosenza, che è il Direttore dell'Agenzia Sanitaria, e Maurizio Brucchi, Dottor Brucchi, che è il Referente Sanitario Regionale proprio per la campagna di vaccinazione. L'argomento è proprio il piano regionale della vaccinazione fase 2. Io inizierei subito, siamo già con qualche minuto di ritardo, siamo in diretta, lo ricordiamo, sulla pagina Facebook di Regione Abruzzo, e quindi possono seguirci attraverso il nostro profilo istituzionale. Cedo subito la parola al Presidente per una breve presentazione, poi cediamo la parola all'Assessore, vedo che c'è una presentazione con delle slide per approfondire un po' più l'argomento. Prego, Presidente. Grazie, darò subito la parola poi all'Assessore, perché è giusto che illustri lei le slide con tutti i dettagli insieme al Dottor Brucchi e al Dottor Cosenza del piano vaccinale regionale che noi presentiamo in un momento in cui la Regione, questo lo voglio subito sottolineare facendo i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la struttura, dall'assessorato all'agenzia, alle ASL, al referente, che oggi posizionano l'Abruzzo tra le primissime regioni in Italia per capacità di vaccinazione rispetto alle dosi ottenute. Io credo che i numeri parlino da soli e spengano ogni tipo di discussione e di polemica. Ricordo che un po' di tempo fa, negli ultimi giorni in cui Arcuri era ancora il commissario, venne a un certo momento sollecitato ad incrementare la vaccinazione. L'Abruzzo era quintultima come dosi di vaccinazioni fatte, e venni sollecitato, io risposi ad Arcuri: guarda che
se noi stiamo vaccinando con questa prudenza e ci fermiamo al 70-75%, è semplicemente perché rispettiamo in maniera rigorosa quell'indicazione di fare il 30% di scorte, e quindi quando superiamo il 70, anzi, ci stiamo anche spingendo un po' in là. Soprattutto lo abbiamo cominciato a fare quando l'incertezza nella distribuzione dei vaccini e i tagli che ne sono conseguiti ci hanno consigliato, anzi obbligato, alla prudenza nel poter pianificare così il richiamo per quanti avessero ricevuto la prima dose. Arcuri mi rassicurò dicendo: guarda che tranquillo, potete spingervi oltre, perché da oggi cominceremo a fornire con sempre maggiore regolarità e con sempre maggiori quantitativi. Lascio a voi giudicare se questa regolarità e questo aumento dei quantitativi ci sia stato o meno da un mese a questa parte. Purtroppo la difficoltà, diciamo, di approvvigionamento continua a caratterizzare questa campagna, per non parlare poi dell'incidente di percorso che ha riguardato in particolare AstraZeneca, le autorizzazioni, la sospensione, la paura che non fosse, quindi giorni fermi, dubbi tra le persone, che tranne limitati casi, almeno qui in Abruzzo, speriamo insomma di aver fugato. Io vedo che c'è una ottima percentuale di persone chiamate a vaccinarsi con AstraZeneca che lo stanno facendo. È il giusto approccio, è giusto chiedere alle autorità scientifiche nazionali e internazionali, alle autorità di controllo, il massimo rigore. Quando queste autorità molto rigorose danno un risultato e un giudizio positivo in merito alla sicurezza, ci dobbiamo fidare delle competenze. Questa battaglia non si vince con i chiacchiericci, con i complottismi, con i retropensieri, si vince se tutti in maniera seria, ordinata, persino disciplinata, seguiamo le regole, ci fidiamo delle autorità sanitarie e scientifiche e facciamo squadra tutti insieme. Anzi, voglio spezzare una lancia, perché si sono processate prima l'EMA e poi AIFA, perché no, con quanto ritardo autorizzano, in America già stanno avanti, in Gran Bretagna hanno fatto, lo Sputnik funziona, l'ultima no, su San Marino, perché a San Marino praticamente hanno già finito e noi stiamo ancora cominciando e c'era questo vaccino in giro che non viene autorizzato? Evidentemente perché EMA ed AIFA sono più rigorose, fanno più controlli, chiedono maggiori numeri e maggiori prove, maggiori test scientifici. Dopodiché, quando questo avviene ed EMA ed AIFA autorizzano, vuol dire che ci dobbiamo sentire ancor più tranquilli e sicuri di quanto non sia avvenuto nel resto del mondo. Quindi torno ad invitare i cittadini ad accogliere, ad accettare di buon grado la vaccinazione anche con AstraZeneca e con qualunque altro vaccino che verrà somministrato, perché noi non somministriamo nessun vaccino che non sia più che garantito e certificato nella sua sicurezza. Quindi i vaccini che vengono somministrati dai nostri medici, dai nostri sanitari, dalle nostre strutture, che ci vengono a nostra volta forniti dal commissario di governo e dalle autorità nazionali, sono vaccini sicuri che devono essere utilizzati per superare questa pandemia, creare l'immunità di gregge e mettere in sicurezza tutti i cittadini. Immunità di gregge che speriamo di poter, questo è l'obiettivo ad oggi, di arrivarci non più tardi di settembre, ma io voglio anche dire con chiarezza che se ci venissero dati e se improvvisamente arrivassero dosi massicce di vaccini, noi saremmo in grado di anticipare e di gran lunga questa data, perché il problema dell'organizzazione, di come somministrarli, lo dico senza presunzione ed anzi con molta umiltà, ma credo che sia davvero, non sia il problema principale. Noi abbiamo già, e l'assessore ora lo illustrerà, un centinaio già pronti, organizzati e attivi, punti vaccinali su tutto il territorio regionale, tra quelli permanenti e quelli periferici che si aprono a seconda dei turni
di somministrazione nei singoli piccoli comuni e paesi. Abbiamo un accordo sottoscritto con i medici di medicina generale che mette in campo un altro migliaio di soggetti che, se avessimo i vaccini da poter distribuire, potrebbero fare decine di migliaia di vaccini ogni settimana, oltre a quelli che facciamo nelle nostre strutture. Analogamente si stanno estendendo questi accordi e anche la platea dei soggetti che possono vaccinare ad altre categorie professionali, fino ad arrivare anche ai farmacisti, e quindi siamo in grado di davvero di se avessimo il problema di averne troppi, siamo in grado di accelerare alla grande questa corsa. Purtroppo vacciniamo i vaccini che riceviamo. Ieri ho ricevuto anche una telefonata da un giornalista che ci ha costruito sopra un pezzo rispetto a questo chiacchiericcio che ogni tanto ricomincia, dice: no, ma le regioni si devono sbrigare, ma più sbrigati di così, insomma, facciamo l'86, l'88, il 90% ora quando finisce la settimana, sopra la media nazionale. Cioè molto al di sopra della media nazionale, ma io non lo voglio dire solo per l'Abruzzo, lo dico per tutte le regioni, cioè la media è altissima, non credo che tranne casi veramente molto particolari ci siano soggetti e realtà che stanno lasciando i vaccini a marcire dentro i frigoriferi. Quindi che ce li diano i vaccini, poi magari potremmo essere meglio giudicati e misurati sulla capacità organizzativa per poterlo fare. Così vale anche per il tema della programmazione. Ora io so che ci sono soggetti che sono maniaci della programmazione, sono figli di una vecchia cultura, no? Figli dei piani quinquennali di sovietica memoria, pensano sempre che tutto sia pianificabile al minuto e all'orologio, e quindi fanno quelle classiche domande da 100 milioni, ma io mi iscrivo nella piattaforma perché non mi avete ancora detto quando mi vaccino, ma come faccio a dirlo? Se prima si autorizza un vaccino solo fino a 55 anni, cosa che costringe a cambiare le categorie e le priorità tra le categorie, poi questa fascia di età si estende prima a 65, poi a tutte le età, quindi nasce il problema: che faccio? Continuo con le categorie sotto i 55 che ho già iniziato, o torno agli ottantenni che avrei dovuto finire a fine febbraio e che invece per la scarsità di dosi distribuite purtroppo arriveranno almeno fino alla metà di aprile prima di vedere somministrata almeno la prima dose a tutti gli ultraottantenni e così via. Quindi fino a quando non ci sarà una certezza, Johnson & Johnson, evviva, evviva, si autorizza Johnson & Johnson, che poi è il vaccino più facile da gestire perché non ha bisogno della catena dell'ultrafreddo, perché si somministra in un'unica dose e quindi, come dire, dimezza anche la logistica e l'impegno delle strutture. Dopodiché questo vaccino Johnson & Johnson ancora non se ne vede una fiala in giro per l'Europa, soprattutto in Italia. Forse cominciano, noi abbiamo un piano che ci è stato dato dal governo di somministrazioni, di distribuzione trimestrale, ma nel trimestre non ti dicono se ti arriva il primo giorno del trimestre o l'ultimo giorno, e purtroppo stiamo scoprendo a mano che si tratta... Che è sempre più vicino agli ultimi giorni del trimestre quella, diciamo, fornitura di quantitativi che non ai primi, il che chiaramente ci mette nella condizione di non sapere se noi domani possiamo fare 100, 200, 500, 1000 vaccini in un punto di somministrazione nella determinata città, che sarebbe, insomma, quello che tutti vorremmo conoscere con chiarezza. A me per primo vorrei sapere nel tale comune il tale giorno quante persone di quale classe di età sarà vaccinata. Piace anche a me l'idea che io mi iscrivo nella piattaforma e un minuto dopo ricevo il messaggio che mi dice: il giorno tale alla tale ora presentati qui che sarai vaccinato. Potremmo arrivare, per approssimazione diciamo successiva, ma man mano che il quadro si chiarisce e rende possibile una pianificazione più puntuale. Quindi oggi invece è chiaro che siamo costretti, come è accaduto in alcuni casi, poi ce ne scusiamo con i diretti interessati, ma insomma io penso che si stia facendo un grande sforzo, e che questo grande sforzo di organizzazione, che coinvolge non soltanto i medici in servizio, gli infermieri, il personale amministrativo, coinvolge anche tanti volontari,
medici in pensione che lo stanno facendo gratuitamente e sono tornati a esercitare la professione, a mettersi a disposizione soprattutto nelle piccole comunità per dare una mano, per aiutare, per incrementare le potenzialità e così via. Ecco, bisogna anche rispetto a questo essere un po' più, come dire, sereni e pazienti rispetto a qualche sbavatura organizzativa che si può ogni tanto presentare, ma siamo costretti oggi e fino ad oggi siamo stati costretti dalla logica dei fatti a dover magari chiamare dall'oggi al domani una certa categoria di età, una certa categoria di cittadini a presentarsi entro uno, due, tre giorni, quindi con pochi giorni di preavviso e di pianificazione. Però, ripeto, in questo quadro io credo che la nostra struttura, le nostre ASL, il nostro dipartimento, il nostro assessore meritino l'applauso dell'Abruzzo, perché questa regione sta dimostrando di essere all'altezza del compito, perché non era facile, o lo abbiamo dimostrato a maggior ragione recuperando, come dire, qualcuno ci vedeva in ritardo e pensava che non fossimo in grado di farlo, abbiamo dimostrato il contrario nei fatti, ed essere oggi la terza, quarta regione, ora stiamo lì a giocarcela di ora in ora a seconda degli aggiornamenti con regioni che stanno lì a un passo, a qualche centesimo di punto, però insomma ci sono, io non voglio fare confronti con nessuno perché non è una stupida gara peraltro, e quindi tratto con rispetto chiunque ed ognuno, e non credo che l'1% di differenza faccia davvero tutta questa differenza, però appunto ci sono sistemi sanitari regionali molto più celebrati di quello abruzzese, organizzazioni e regioni molto più ricche e blasonate come capacità, no, di logistica, di organizzazione, di risposta, di presenza sul territorio rispetto a quello abruzzese, e allora una volta tanto lasciateci dire con un po' di orgoglio che anche il piccolo e ciancicato Abruzzo sa dire la sua, sa fare il suo ed è in grado di rispondere ai bisogni di salute dei propri cittadini, e lo sta facendo a testa alta e con se non ottimi, quantomeno molto buoni risultati. Lavoreremo per migliorarli e siamo qui per presentarli, e peraltro per presentare una pianificazione che è stato possibile mettere in campo solo in questi giorni, anche perché 7 giorni fa, 10 giorni fa il governo ha presentato l'aggiornamento del piano e ci ha dato le ultime indicazioni rispetto alle quali tarare poi la nostra relativa organizzazione sul territorio. Quindi con puntualità, con capacità, con presenza e in molti segmenti anche in anticipo e facendo scuola rispetto ad altri, lo lascio all'assessore il compito anche di raccontarli questi dettagli particolari, l'Abruzzo, ripeto, sta facendo la sua parte. Grazie. Grazie Presidente. Adesso ascoltiamo nel dettaglio l'assessore alla sanità Nicoletta Verì sulla campagna di vaccinazione fase 2. Sì. Prego assessore. Buongiorno a tutti. Grazie Presidente per la fiducia e la stima, ma soprattutto uno stimolo per rendere, come hai ben detto, la nostra regione al primo posto per una sanità che porta efficienza ed efficacia in una pandemia così grave e così importante. Prima di passare ad illustrare in maniera sintetica, ve lo dico, il nuovo piano, vorrei contestualizzare a che punto siamo oggi. Voi dovete ricordare che noi abbiamo, con l'ordinanza del Presidente, stabilito quali erano le indicazioni della prima fase vaccinale. A quella ordinanza è seguita una circolare da parte del Dipartimento che ha individuato le categorie over 80 e soprattutto il personale docente e non docente e le forze dell'ordine. Vi dico a che punto oggi è la situazione. Riguardo al personale sanitario, abbiamo vaccinato 58.132 persone, personale non sanitario 20.115,
Personale dell'RA e l'RSA 8.520 tra personale ospite e assistenziale, e veniamo agli over 80. Agli over 80 abbiamo raggiunto la percentuale del 78%. A questo punto emerge da sottolineare anche il grande sforzo che abbiamo messo in atto sia da un punto di vista organizzativo, strategico, e non solo da un punto di vista sanitario. Siamo stati la prima regione ad inventarci, passateci questo termine, la piattaforma. La piattaforma ha dato la possibilità ad esprimere la propria adesione a ogni cittadino, a ogni corregionale che rientrava in quel target, così come era scritto, era identificato nella piattaforma. Arriviamo in questo momento a presentare il piano della seconda fase. Perché arriva oggi? Lo ha già ricordato il Presidente, perché noi abbiamo avuto l'ultima circolare che andava a definire, che dava ulteriori indicazioni, l'ultima circolare una settimana fa. Io voglio ringraziare innanzitutto tutto il Dipartimento, i dirigenti, e qui sono presenti i dirigenti, il dottor Brucchi, a molti purtroppo non sono presenti perché sono al lavoro, questo tengo a sottolinearlo, stanno lavorando per tutti noi. Perché arriva oggi? Vorrei ricordare, e non a caso sono presenti qui in sala due amici importanti della nostra regione, a testimonianza di quali sono stati gli indirizzi e gli obiettivi della nostra regione. Se voi ricordate, prima c'era un target ben definito che era quello dei livelli essenziali da vaccinare. Questo target, come voi vedete, nelle ultime indicazioni da parte del Ministero è completamente cambiato. Oggi si vaccina la popolazione fragile, oggi si vaccinano prima le persone disabili. Perché dico questo? Perché la sottoscritta ha voluto fermamente in Commissione Salute a livello nazionale questo tipo di richiesta, e mi fa piacere che è stato ascoltato. È una richiesta importante perché, se è vero che abbiamo gli obiettivi di andare a ridurre quella che è la mortalità e la morbilità, questo senz'altro è il tipo di vaccinazione più importante. Ho inviato una lettera al Ministro Speranza il 25 gennaio proprio per sottolineare questo, e nel 25 gennaio c'era la novità importante che si chiedeva di vaccinare il caregiver. Forse qualcuno non conosceva neanche il significato del caregiver, ma abbiamo ritenuto indispensabile, così come importante vaccinare il personale sanitario e sociosanitario, è importante e fondamentale vaccinare le persone che hanno quell'assistenza sociosanitaria continua e costante. Vuol dire persone che hanno bisogno di questa realtà H24 di poter ricevere il vaccino, ma questo saranno poi gli amici a cui daremo la parola a poter dare un loro ulteriore contributo. Che cosa prevede questo piano vaccinale? Questo piano vaccinale si organizza su una macro struttura. Entra a far parte la Protezione Civile, ringrazio il dottor Casinghini che anche lui in questo momento non è presente, ma appunto sta lavorando per organizzare quelli che sono i punti di vaccinazione. Sono stati identificati dei punti di vaccinazione sul territorio, ossia oltre ai 7 punti hub che avevamo definito. Voi sapete che la somministrazione del vaccino è avvenuta in questa prima fase dei sanitari nei punti hub. Quando usciamo e andiamo sul territorio, abbiamo bisogno di costruire, di identificare dei punti territoriali SPOC, non solo, ma anche delle unità mobili SPOC. La Regione Abruzzo ad oggi ha 116 punti SPOC. Questo poi daremo la parola al dottor Brucchi, che può anche lui incrementare e aggiungere notizie. Questi punti SPOC significa dare quella possibilità di vaccinare, quindi un'aderenza della sanità al territorio, un'appropriatezza. È vero, qualche sindaco in questo momento
dice come mai il mio comune è fuori da questa realtà, il mio comune, questi comuni sono fuori. Io sto raccogliendo tutte le loro istanze che giro immancabilmente, ma il presidente poi le gira a me, diamo alla protezione civile e attraverso uno studio attento e dettagliato andiamo a definire quali tipi di realtà dobbiamo costruire, quali strutture attivare sul territorio. Non dimentichiamo che abbiamo anche i drive-thru che permette ancora di più ad essere presente sul territorio. Abbiamo parlato della logistica, dobbiamo parlare dei professionisti che entrano in campo. Non dimentichiamo che la Regione Abruzzo ha stilato questo accordo, grazie anche alla motivazione alta del Presidente, questo accordo con i medici di medicina generale che stiamo ultimando con la delibera oggi, però già sono in corso quelle riunioni importanti presso le aziende, perché quando si parla di fragilità non si può escludere il medico di medicina generale in quanto è il medico, è la persona, il professionista che conosce quella che è la patologia, quella che è la realtà invalidante e soprattutto come gestire e quando gestire la vaccinazione nel momento in cui parliamo delle fragilità. Le fragilità, oltre, scusate, ai medici di medicina generale, diamo la possibilità ai volontari. Anche questa è stata una bella idea, ho visto che oggi il Piemonte ha creato lo stesso sito, la stessa realtà, quello di portare avanti una banca ore, ossia dare la possibilità ai professionisti di aderire a questa banca d'ore e mettere a disposizione la loro professionalità da un punto di vista volontario. Certo, almeno la possibilità di avere un'assicurazione lo dobbiamo dare, e quindi ogni ARS metterà attraverso diciamo quella che è una loro procedura in atto la possibilità di dare l'assicurazione appropriata per ogni specialista che mette a disposizione da un punto di vista volontario la loro professionalità. Oltre ai medici di medicina generale, così come ha stabilito il Ministero, parteciperanno anche i medici delle federazioni sportive, dove è possibile gli odontotecnici, i pediatri, altre categorie. Qual è il target della popolazione che andiamo a vaccinare? Il target della popolazione, una volta ultimate le fragilità, è un target che va sull'età cronologica. Prima abbiamo fatto gli over 80, poi si partirà dai 79 ai 70. Vi dico che già nei prossimi giorni, massimo inizio settimana, questa fascia di età potrà manifestare la propria volontà di aderire a questa piattaforma, e quindi questo nei tempi. Mercoledì iniziano i disabili, persone disabili e i fragili. Altra data importante, sempre se i vaccini non subiranno interruzioni di consegne, eccetera, entro settembre la Regione Abruzzo è in grado di chiudere la campagna di vaccinazione. Altra situazione che voglio identificare è noi, così come abbiamo portato avanti il discorso delle piattaforme, voi sapete adesso c'è la linea tramite Poste e quindi anche Poste entrerà, sarà complementare per avvicinare e dare la possibilità. Mi auguro che voi ricordate, noi grandi difficoltà non ne abbiamo avuto, tranne la prima notte che a mezzanotte abbiamo dato la possibilità di manifestare questo interesse, che c'è stata questa richiesta notevole. Per evitare questo, l'esperienza insegna, proprio adesso strada facendo parlavo con l'informatico, per il target dai 79 ai 70 andremo a stabilire proprio delle fasce di età, dei sottosistemi, sottogruppi, in modo che si evita di avere questo sovrannumero, questo intasamento, perché facciamo esperienza di qualche errore, perché nella prima fase ognuno pensava di chi prima arrivava, a chi dava la propria adesione significava iscriversi e a ricevere il vaccino. Non è così.
Un altro dubbio che in genere arriva come domanda è riguardo agli ultra ottantenni che non sono né trasportabili e che non possono quindi deambulare. Anche qui, visto che nella statistica che il dottor Bucchi mi ha presentato ci sono già più di 6.500 persone che hanno ricevuto il vaccino, ma attraverso i medici di medicina generale ci sarà questa possibilità di avere il medico nel proprio domicilio. Lascio a voi immaginare anche l'impegno di cui c'è bisogno, le forze di cui c'è la insomma, bisogna mettere in campo, perché andare al domicilio non deve andare solo un medico, ma deve andare un infermiere, un amministrativo. Il team deve essere composto da più persone. Ho avuto modo di visitare in questi giorni diversi centri dove avviene la vaccinazione. Voglio trasferire a tutti voi questo sentimento di gratitudine. Questo ci tengo a sottolinearlo. Certo, le disfunzioni ci sono, però se i nostri cittadini si sentono in questo momento, le istituzioni sentono le istituzioni vicino, e quindi c'è stato un messaggio di gratitudine. Non vi nascondo che ci sono state sedi in cui si è vaccinato ascoltando il suono di un pianoforte, le note di un pianoforte. Ci sono sedi in cui qualche anziano si è lamentato che aspettava da un po' di tempo, però se vogliamo fare una sintesi al di là del numero che è importante, io aggiungerei anche quella qualità, perché se oggi non siamo sulla stampa nazionale è perché c'è un sistema che sta funzionando, come ha detto il Presidente, in questa piccola regione che spesso non viene ascoltata perché ha una densità della popolazione bassa, ma devo dire grazie alla tenacia del Presidente, la perseveranza dell'assessore, riusciremo a portare avanti un sistema che funziona. Grazie. Grazie Assessore, non so a chi cedere prima la parola, al dottor Brucchi. C'è Ferrante che voleva. Bene, allora cediamo la parola al dottor Brucchi, che vi ricordo è il referente regionale per la campagna vaccinale. Grazie, ringrazio nuovamente il Presidente e l'Assessore per la fiducia che hanno riposto in me, insomma spero che col lavoro di ripagarla, ma io credo che devo aggiungere pochissimo a quello che è stato detto, due cose di aspetti tecnici. Riguardo alle sedi vaccinali, il modello che si è scelto, per volontà del Presidente e dell'Assessore, è quello della territorialità, cioè cercare di arrivare anche nei posti più piccoli e più lontani, soprattutto per certe categorie. Mi riferisco in particolare agli ultraottantenni, ma è un esempio, ma anche per categorie cosiddette particolari, difficili, opportuno che siamo noi che andiamo a casa del cittadino e non che facciamo fare tanti chilometri al cittadino. E questo giustifica le così tante sedi, perché oggi anche su disposizione del commissario noi abbiamo i centri vaccinali hub, che sono i principali e che sono quelli che sono fondamentalmente localizzati negli ospedali. Poi abbiamo i centri SPOC fissi, che sono tutta una serie di strutture che possono essere palestre, che possono essere scuole, che possono essere strutture di proprietà del comune che mette a disposizione della sanità per la vaccinazione, che rispondono ovviamente ai parametri stabiliti dal commissario. E poi abbiamo i centri SPOC mobili, che sono quelli che appunto, come dicevo prima, vanno a casa del cittadino, vanno nel comune, trovano una sede che viene preparata per l'occasione e li vaccinano i cittadini, come sta avvenendo per gli ultraottantenni. In una regione come la nostra credo che sia stata una scelta giusta, una regione che è fatta da tanta montagna, da colline e poi dal mare, credo che sia la scelta migliore. Questa è l'organizzazione sul territorio e oltre 116, 118 ne sono per la precisione, sedi vaccinali giustificano proprio questo sistema. Sul discorso dei disabili voglio solo dire quello che è stata una volontà espressa, ma è stato già detta del Presidente e dell'Assessore. Inizieremo mercoledì in tutte e quattro le ASL. Abbiamo individuato dei centri vaccinali hub fissi o SPOC fissi che danno le massime garanzie per la categoria che andiamo a vaccinare. Vaccineremo in questa fase il disabile con il suo accompagnatore.
anche se il commissario ha previsto che venga vaccinato anche la famiglia. La famiglia la vaccineremo subito in una fase successiva e quindi daremo subito una garanzia al disabile insieme al suo accompagnatore e poi la daremo anche alla famiglia. Vacciniamo anche gli accompagnatori, i cosiddetti caregiver, questa pronuncia è sempre molto difficile, anche degli under 16, cioè quelle persone che non si possono vaccinare per età, ma gli andremo a vaccinare la persona che lo accudisce tutti i giorni, in modo da ridurre al minimo la possibilità che questa persona si possa in qualche modo ammalare. Ci tengo a sottolineare, siamo una delle prime regioni che parte con questo sistema. Lo dice, ha detto bene il Presidente, non è una corsa, non è un primato, però le cose vanno sottolineate. Per cui io ci tengo a sottolinearlo, siamo perfettamente in linea con le altre ASL, cerchiamo di lavorare all'unisono, anche se qualche discrepanza c'è e non è perché uno è più bravo e uno è meno bravo. Faccio un esempio banale dell'RA-RSA. A Teramo ne abbiamo 18, a Chieti ne abbiamo 108. Allora capite bene che vaccinare 18 RA-RSA e Chieti ce n'ha 108. È evidente che Chieti metterà un po' più tempo, ma questo non vuol dire che Chieti è meno capace di altre. E il territorio è diverso. L'Aquila ha più montagna, ha più territorio montano, è chiaro che ha più difficoltà, però vi assicuro che lavoriamo per volontà dell'assessore, che me lo ripete continuamente, tutti rispettando una stessa linea di marcia. Questo è quello che io devo aggiungere, è un grande lavoro quotidiano, però ripeto, da abruzzese sono soddisfatto di vedere che in questo momento l'Abruzzo è al terzo posto a livello nazionale per capacità vaccinale, che è l'unica che conta. Tanti vaccini mi dai, riesco a vaccinare ci avviciniamo quasi al 90%, e credo che sia un grande risultato. Bene, adesso sì, c'è un intervento, Claudio Ferrante, che è il presidente dell'Associazione Carrozzine Determinate. Prego. Okay. Grazie. Si sente? Sì. Allora, io volevo dire subito una cosa. Oggi è una giornata importante, sono davvero emozionato e commosso. Io volevo ringraziare subito, lo dico in maniera molto chiara, l'assessore regionale Nicoletta Verì e il dottor Brucchi, perché abbiamo cominciato a lavorare da subito su questa situazione. Noi avevamo capito fin dal primo momento che le persone con disabilità sono state escluse dal piano della vaccinazione nazionale. Ed è stato uno scandalo questo, lo abbiamo detto subito, tant'è che ci siamo incontrati subito con i vertici regionali e l'assessore Verì ha ascoltato le richieste dell'Associazione Carrozzine Determinate. È stata davvero molto brava perché in quel caso ha preso una decisione importante che andava a contrastare col piano della vaccinazione nazionale, perché avevamo capito che le persone con disabilità, quelle più gravi e quelle con elevate fragilità, fossero davvero quelle da vaccinare per prime. Non è un caso che l'attuale piano della vaccinazione nazionale, che è del 10 marzo, ha riportato quello che noi dicevamo 3 mesi fa. E quindi la Regione Abruzzo, davvero io lo dico come cittadino abruzzese, ha colto questo segnale molto importante, tant'è che sulla piattaforma regionale che abbiamo aperto il 18 gennaio con la manifestazione di volontà, noi avevamo addirittura già inserito le persone con alta fragilità e le persone con disabilità. Tant'è che oggi possiamo partire immediatamente e siamo una davvero delle prime regioni a partire. Perché? Perché abbiamo già una banca dati, perché molte regioni hanno aspettato il piano della vaccinazione nazionale per crearsi la banca dati e invece noi abbiamo questa banca dati ormai da 2 mesi e quindi siamo in grado di questo. Io dico ancora di più, lo diceva il dottor Brucchi, io lo ringrazio perché notte e giorno ci sentiamo, lo butto anche giù dal letto, no? Perché stiamo organizzando seriamente questo aspetto procedurale. E qual è stata la cosa davvero importante? Lasciatemela dire, che il piano della vaccinazione nazionale, quello di Arcuri, era completamente sbagliato ed era anche discriminante, perché vi faccio un esempio molto semplice. Il secondo piano, che aveva inserito sì la disabilità e aveva escluso i caregiver, ma aveva creato una discriminazione all'interno delle patologie stesse. Faccio un esempio, tra le molte patologie inserite, per esempio c'era la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, ma non c'era la SMA.
non c'era la distrofia muscolare, quindi era diventata una situazione veramente discriminante. E qual era la formula adatta? È quella che la Regione Abruzzo ha adottato, cioè bisognava individuare le persone gravi con la certificazione che esiste a livello nazionale certificata, cioè la legge 104 articolo 3,3, cioè i casi più gravi. E quindi questo è stato davvero, il piano nazionale ha recepito, e sono molto contento, delle richieste che la stessa Regione, perché poi l'assessore ha consigliato anche al Ministro, e oggi abbiamo questo piano importante. Concludo dicendo un'altra cosa, noi avevamo detto anche che era importante tutelare la persona che si prende cura della persona con disabilità, cosa che invece era esclusa anche dal secondo piano della vaccinazione nazionale. E questo invece nell'ultimo piano è stato inserito ed accettato, anzi, ed è stato anche ampliato, perché le persone con disabilità saranno quelle vaccinate, ma anche insieme ai loro familiari. Quindi, e poi abbiamo introdotto un'altra cosa molto importante, per tutelare i disabili fragili che non si possono vaccinare, vaccinare proprio il caregiver di tutti, per esempio, gli under 16 che non si possono vaccinare. Ultime due cose, ma sono velocissimo, abbiamo anche fatto riflettere la Regione Abruzzo che perché fosse importante questo discorso della legge 104, perché inseriva anche le disabilità intellettive e psichiche, per esempio come l'autismo, e stiamo parlando delle persone che, non avendo una patologia correlata all'aspetto fisico, ma era una patologia correlata a un problema di distanziamento sociale, di accompagnamento, perché sono le persone più fragili. Tant'è che abbiamo anche chiesto alla Regione, nell'organizzazione della vaccinazione, di creare insieme anche all'ANCSA, l'Associazione Nazionale che si occupa di autismo, di tutelare con un'equipe particolare le vaccinazioni di questi ragazzi che hanno difficoltà anche nel rapporto sociale. Anche questo è stato accettato, e quindi diciamo che da mercoledì partiamo davvero con grande entusiasmo. Certo, se avessimo i vaccini, avremmo la possibilità nel giro davvero di poco tempo, perché noi parliamo, se non sbaglio, dottor Brucchi mi può correggere, parliamo di circa 8.000 persone con la gravità della 104 inserite nella volontà della Regione Abruzzo. Quindi questo significa che se davvero avessimo i vaccini nel giro di pochi giorni potremmo davvero tutelare definitivamente queste persone con grave disabilità. Grazie di cuore. Grazie Presidente Ferrante. Ed ora in chiusura Pierluigi Cosenza, che vi ricordo è il direttore dell'Agenzia Sanitaria. Prego, dottore. Allora, io volevo, non ho nulla di tecnico da aggiungere alla presentazione dell'assessore, condivido pienamente le riflessioni del presidente Marsiglio. Quello che volevo un po' farvi soffermare su alcuni aspetti che sono l'andamento del Covid in questo anno. Noi siamo arrivati quasi alla fine probabilmente, se Dio vuole, alla fine della terza ondata, e quasi in controtendenza con le altre regioni, anche perché siamo partiti prima. E in questo anno noi ci siamo dati, diciamo, molto da fare. Non c'è stata in momenti di gravità estrema, come la prima ondata a Pescara, la seconda nella provincia interna dell'Aquila, la terza ancora a Pescara, siamo riusciti, diciamo, a utilizzare tutte le nostre risorse ed evitare degli scompensi ai malati. Noi abbiamo aperto praticamente a novembre un ospedale in ospedale all'Aquila, la stessa cosa è stata fatta qua a Pescara. E poi il Covid è una malattia che ha bisogno sia di una prevenzione, che di diagnosi e cura, che di riabilitazione. La prevenzione sono i vaccini, e quelli che ci sono noi li facciamo in maniera abbastanza sbrigativa, oserei dire. Il distanziamento non è una prevenzione, il distanziamento ci permette unicamente di rallentare la corsa del virus, quindi non era una vera arma contro il Covid, ma era un'arma in attesa del vaccino che è arrivato e noi lo stiamo facendo.
Diagnosi e cura, già ho detto, io devo ringraziare tutti i miei colleghi perché veramente un'abnegazione mai vista, insomma. E noi abbiamo sopportato, hanno sopportato dei carichi di lavoro, sia di malati che di altre situazioni, veramente in nessun'altra parte del mondo. E poi c'è la terza fase, la riabilitazione. La terza fase siamo stati anche noi, anche qui, la prima regione che ha presentato una delibera long covid per tutti i malati che sono negativizzati, che però seguono ad avere degli esiti. Quindi, concludendo, io non ho visto nessun'altra regione che in tutte le tre fasi è stata all'altezza come siamo stati all'altezza noi. E questo è un fenomeno che è dovuto allo spirito di squadra che ci anima tutti quanti. Cioè, noi tutti venerdì pomeriggio col Presidente, ci riuniamo e analizziamo paese per paese quello che succede, l'andamento, ci compriamo con l'altro. Cioè, siamo tutti impegnati veramente su questo fronte e i risultati si vedono. Io sono contento che è contento il Presidente e anche l'Assessore. Grazie. Grazie, e a questo punto lasciamo la parola ai giornalisti se ci sono domande da fare. Alberto Orsini, Rai 3. Sì, allora il piano dice. Buongiorno a tutti. Dicevo, il piano dice, e le slide, quindi il piano dice obiettivo settembre, se ci sono i vaccini e se c'è il personale. Ecco, sul personale volevo sapere qualcosa in più se è possibile. C'è, non c'è, ci sarà, è sufficiente, andrà integrato. Grazie. Allora, il personale, oggi noi stiamo vaccinando con le 54 unità che ci sono state date in una prima fase dal commissario Arcuri. Sono medici, infermieri e assistenti sanitari. Poi il personale è tutto quello dei nostri ospedali, quello che riusciamo a reclutare all'interno degli ospedali, con una grande abnegazione, come è stato detto. Abbiamo in questa fase alcuni volontari, soprattutto fra medici di medicina generale, e questo abbiamo svolto tutta la prima fase. Proprio nella giornata dell'altro ieri la struttura mi ha chiesto ulteriore, diciamo, necessità, e noi abbiamo confermato e abbiamo richiesto ulteriore 54 unità, che è la quota che poi ci spetta come regione. Aspettiamo i medici di medicina generale e tutti i professionisti a cui faceva riferimento l'assessore. Bene, Stefano D'Ascoli del Messaggero. Sì, buongiorno. Io ho due o tre questioni molto rapide, cortesemente. La prima, ne ho già parlato col dottor Brucchi l'altro giorno, volevo capire se arriverà un'indicazione specifica su chi, forse per una comunicazione un po' distorta, oggi si presenta ai centri vaccinali sulla scorta di quanto ha detto il commissario, vacciniamo chi passa, perché so che è un fenomeno che si arriverà, diciamo, un'indicazione precisa su cosa fare in questi casi. La seconda questione, nell'ambito delle fragilità ci saranno delle sottocategorie, avete individuato delle sottocategorie di precedenza, perché mi arriva un'istanza per esempio dai fragili che lavorano e che sono in attesa di essere vaccinati e che attendono il via libera dalla regione, grazie. Allora, relativamente a chi passa e si deve vaccinare, proprio l'altro giorno io l'ho chiesto al commissario in una call che abbiamo fatto con la Protezione Civile, e il commissario, diciamo, ha detto che lui non ha voluto dare indicazioni specifiche, lasciando alle varie regioni la possibilità di organizzarsi. Ovviamente i criteri sono questi. Oggi diciamo definirò quello che è l'aspetto proprio come dire pratico, che poi farò vedere all'assessore e al presidente, ma nella sostanza è questo. Ci saranno delle liste, diciamo, di overbooking alle quali ci si potrà iscrivere. Ovviamente si vaccineranno in overbooking quelli della categoria che stiamo vaccinando ed eventualmente quelli della sottocategoria a quella che stiamo vaccinando. Per esempio, se stiamo vaccinando gli ottantenni, cercheremo ottantenni in overbooking, se non ci sono andremo ai settantenni, se non ci sono andremo ai sessantenni, se proprio non c'è nessuno, siccome quella dose non si deve buttare, se sta passando lei, che in quel momento si trova lì e non abbiamo nessuno, vacciniamo lei. Fondamentalmente questo è un po' l'andamento di tutte le regioni e tutti si stanno comportando in questo modo ed è, credo, un sistema giusto. Relativamente alla seconda domanda, è previsto già dal decreto del commissario quali sono le categorie fra i fragili, dalle patologie polmonari alle patologie cardiocircolatorie e così via, cioè si va avanti per età ma anche per importanza di patologie. Perché? Perché la patologia polmonare è quella che interessa di più il paziente affetto da Covid, quindi chi ha una fibrosi polmonare per
per una patologia professionale tipo la silicosi, è chiaro che va vaccinato prima di chi invece ha un'altra patologia meno impattante. Quindi si va avanti per età e per patologia, ma l'elenco delle patologie è stato già stilato dal commissario. Bene, che io voglio tornare un attimo indietro, perché comunque è bene sottolinearlo questo aspetto dei famosi vaccinatori. Cioè, a noi a dicembre c'era stato promesso un piano vaccinale che, oltre ad avere molte più dosi entro il mese di febbraio-marzo, tanto da far prefigurare che avremmo dimezzato l'accesso in ospedale, perché avremmo dovuto concludere tutte le categorie fragili e gli ultraottantenni entro quella data, e non è accaduto, e quindi la terza ondata ce la siamo dovuta prendere e subire tutta. C'era stato anche detto che avremmo avuto oltre 300 tra medici, infermieri e personale OS per fare le vaccinazioni, il famoso bando nazionale. A noi ce ne hanno dati, come ha ricordato Brucchi, 54, quindi di fatto ci stiamo facendo la campagna con le nostre forze, le regioni. Se non avessero messo in campo le loro energie e le loro forze, questa campagna vaccinale in realtà non si sarebbe fatta. Se arriveranno, perché poi quel bando non diede grandi risultati, se arriveranno altri meglio, comunque ci stiamo organizzando, come già detto, con i medici a seguire, farmacisti, eccetera, eccetera. Però è importante ricordarlo questo aspetto, quando ogni tanto qualcuno si scorda, cioè, come siamo arrivati a questo punto. Ecco, il piano di dicembre diceva un'altra cosa. Bene, credo ci sia un'ultima domanda da parte del collega Roberto Ciuffini. Sì, buongiorno. Sente, buongiorno a tutti, anch'io ho due o tre questioni. La prima, quando prevedete di terminare con la vaccinazione degli ultraottantenni? Prima l'assessore ha dato un dato, insomma, se ne è già in fase molto avanzata, se avete una data, insomma, entro la quale pensate di chiudere. Poi, per quanto riguarda i fragili, volevo chiedervi, siccome non tutte le fragilità, è una espressione brutta, sono uguali, ci sono persone che hanno bisogno anche di cure specifiche, magari i pazienti oncologici devono sottoporsi a delle terapie, i malati, però quindi magari non possono affrontare la vaccinazione in qualsiasi momento. Volevo chiedervi se vi siete già coordinati con i reparti, con gli ospedali per affrontare questo problema. E l'ultima domanda, chi si è già prenotato sulla piattaforma per esempio dei fragili o dei disabili, però è nella fascia 70-79, quando si aprirà la piattaforma proprio specifica per questa fascia d'età, deve ripetere la procedura o rimane in quella piattaforma alla quale si era iscritto prima? Domanda che si può fare anche per gli insegnanti fragili. Gli insegnanti fragili rimangono nella piattaforma degli insegnanti o vanno a quella dei fragili? Sì. È già tutto organizzato. Allora, scusami, mi ricorda, la prima era la percentuale degli over 80, guarda, siamo al 78,2. Sì, sì. Allora, sul discorso della percentuale, siamo a una percentuale altissima, quindi diciamo quasi che nel giro 80, di nel giro di qualche giorno ricontiamo di terminare. Questa settimana sicuramente terminiamo gli over 80. Scusa se aggiungo, poi ci sono gli over 80 che non possono deambulare, non sono trasportabili, che saranno vaccinati nel proprio domicilio. Quindi quella percentuale che voi vedete che non va a colmare il 100% è quella che richiede un tempo ulteriore, maggiore. Tant'è che per quella abbiamo attivato il sistema ADI, e quindi ogni ASL si sta organizzando con l'ADI, però lei deve sapere che per vaccinare un domiciliato bisogna andare lì, fare l'anamnesi, firmare il consenso, vaccinarlo e aspettare 20 minuti che non ci sia effetto collaterale. Quindi capisce bene che in ogni ora se ne fanno tre. Quindi lì ci vorrà un po' più tempo, però è vero pure che sono persone che stanno a casa, il cui rischio di ammalarsi è sicuramente inferiore a chi invece va in giro. La seconda domanda era... Allora, il fragile che si è iscritto nella categoria fragile rimane fragile oppure entra nel target cronologico, giusto? Fino a biondi. Fragile. Se sono fragili si sono iscritti nei fragili. Sì, ma noi li stiamo vaccinando. Allora, su questa distinzione
è più formale che sostanziale, cioè nel senso che noi stiamo vaccinando tutta la scuola, se nell'ambito della scuola arriva il soggetto fragile, nel fatto in particolare che non può fare AstraZeneca, viene vaccinato nello stesso momento con l'altro vaccino, perché abbiamo in una prima fase non ci comportavamo così, adesso diciamo cerchiamo di avere all'interno del lab vaccinale o SPOC vaccinale almeno due tipi di vaccini, nel particolare AstraZeneca o Pfizer e Moderna, perché per evitare che li mandiamo a casa la persona, la facciamo tornare un'altra volta, la vacciniamo in un unico momento. È chiaro che la differenza, diciamo, ripeto, è più formale, perché se la scuola manda anche il fragile, non è che gli diciamo tu sei iscritto nei fragili, non ti vacciniamo, lo vacciniamo, anche perché l'obiettivo è vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, per cui diciamo dobbiamo anche sistemare queste cose. Sulla scuola io vorrei sottolineare, perché poi ripeto si leggono tante cose, si fanno tante polemiche, ci stanno tutti e servono a crescere, però davvero l'Abruzzo sulla scuola è, insieme alle altre categorie, è fra i primi che sta vaccinando per volontà espressa del Presidente e dell'Assessore tutto il personale scolastico, docente e non docente, da quello che porta il pulmino, da quello che dà mangiare ai ragazzi, dal bidello, e devo dire che siamo davvero fra i pochi, forse gli unici, siamo arrivati a percentuali importanti e finiremo anche la scuola nel giro di qualche giorno. Quindi su questo, questa differenza, se non verrà vaccinato con la scuola, e credo che non accadrà, deve stare nei fragili, e quindi lo chiameremo per i fragili, e vale anche per le altre categorie. Gli ottantenni, alcuni sono iscritti fra gli ottantenni, alcuni fra i fragili, ma noi stiamo vaccinando anche i fragili. È chiaro che il fragile diciamo più serio sta a casa e lo vacciniamo a casa, quello che può deambulare viene nella sede vaccinale, se non abbiamo quel tipo di vaccino, e per gli ottantenni questo problema non c'è, perché usiamo sia Pfizer che Moderna, quindi un altro tipo di vaccino, il problema ci sarebbe solo per la scuola con AstraZeneca, anche se oggi i tre vaccini, e ci tengo a sottolinearlo, sono equivalenti, oggi non c'è più la differenziazione che c'era prima fra AstraZeneca, Moderna e Pfizer, e soprattutto che nessuno si può scegliere il vaccino, perché quotidianamente abbiamo giustamente persone che vengono, ma io mi vorrei vaccinare con... No, si vaccina in base alla disponibilità, in base alle patologie, ma lo decide il medico vaccinatore, che è quello che poi sotto il foglio ci mette la firma, cioè si assume la responsabilità, ecco, di quello che fa. Ecco perché entrano in campo i medici di medicina generale, che è il proprio medico e conosce bene il paziente e quindi è in grado di fare l'anamnesi appropriata. Dobbiamo procedere velocemente, perché sì, abbiamo qualche altra domanda, Presidente, per una videoconferenza da parte dei i colleghi che sono stanno seguendo la diretta Facebook, quindi ci hanno posto delle domande, però. Lasciamo rispondere l'assessore. C'è solo questa del Angelo Liberatore dell'HTV che dice: una domanda per il Presidente, è soddisfatto del fatto che nel decreto sostegni sia stato previsto il fondo per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle regioni nel 2020? Lo aveva chiesto a più riprese e anche nel corso di un incontro con il ministro Gelmini. Ci sta sto fondo. No, sono parzialmente soddisfatto. Quello era, come dire, il minimo sindacale dovuto, perché stiamo parlando dei soldi che le regioni avevano speso in emergenza fino all'8 aprile, fino a quando non è arrivato Arcuri, e rispetto ai quali non siamo stati ancora ristorati, cioè ci è stato detto dallo Stato spendete, fronteggiate l'emergenza, e dopo un anno abbiamo dovuto attendere il decreto legge sostegni per vedere ripagati quei fondi. Altri fondi che ci sono stati dati e che non si sono potuti spendere tutti per ragioni di vincoli di destinazione, quelli invece non sono entrati nel decreto, ed è una questione che torneremo a sollevare, perché ci sembra francamente assurdo lasciare scoperte una serie di spese che non erano state previste e pianificate dallo Stato con le relative coperture, e le regioni e le ASL stanno in grave difficoltà anche per aver fronteggiato l'emergenza, e quindi prima di ristorare il mondo penso che si debba mettere la sanità in condizioni di poter fare la sua parte. Grazie e scusate, ma una videoconferenza. Bene, allora salutiamo il Presidente che ha un altro impegno. Rimaniamo un attimo con l'assessore Verice. Un'altra domanda di Massimiliano Spiriticchio, Radio Speranza, che ci chiede, su alcune abbiamo già risposto, però ci chiede se esiste un elenco pubblico dei medici di medicina generale aderenti alla vaccinazione, dove lo si potrà eventualmente vedere.
Sì, buongiorno Spiriticchio. L'elenco non esiste come elenco, c'è un'adesione da parte dei medici di medicina generale appartenenti ad ogni ARS e ogni ARS sta organizzando e strutturando in questo ambito. Ok, grazie. Assessore, prego. Un'altra domanda: disabili e categorie fragili, quale vaccino verrà somministrato? La fornitura delle dosi Moderna è ferma? Questo ce lo chiede il coordinatore editoriale del Pescara Chiedi Today, sì, Loris Zamparelli. Sì, il tipo di vaccino che viene somministrato, il dottor Brucchi può spiegare ancora meglio in base alla patologia, prego. Il vaccino per il disabile è Pfizer o Moderna, il vaccino per il cardivere AstraZeneca ovviamente se lo può fare. Relativamente a Moderna, mentre sia AstraZeneca che Pfizer arrivano con una certa continuità con consegne settimanali, Moderna arriva in maniera molto più, come dire, rara, nel senso che abbiamo avuto una consegna, oggi abbiamo una consegna e ce l'avremo a fine mese, quindi diciamo per ora un paio di consegne mensili, quindi sono ancora poche. E un'ultimissima domanda e poi chiudiamo qui la conferenza stampa. La vaccinazione non è obbligatoria per il personale sanitario. Cosa si può fare se ad esempio nelle dialisi vi fossero infermieri e medici che rifiutino la vaccinazione? Aspettiamo linee guida nazionali. Linee guida nazionali. Bene, con questo è tutto. Vi ringraziamo per l'attenzione e buona giornata da Palazzo Silone, è tutto. Vaccinare tutti entro settembre ci saranno le condizioni, hub e spoke, come funzionerà il sistema? È un modello organizzativo strutturato su tutta la nostra regione, sia da un punto di vista gestionale, dove abbiamo organizzare delle strutture hub che sono i presidi ospedalieri e degli presidi spoke che sono quelli inerenti al territorio. Fino ad oggi abbiamo un numero di 115 strutture e ne sorgeranno ancora altre. Per il discorso dei pazienti che non possono essere trasportabili e quindi che hanno bisogno della somministrazione del vaccino a domicilio, ci sarà una struttura mobile proprio presso i domicili dei pazienti. Benissimo, ci mettiamo sul muro. Sì.